da lì arrivi bello tranquillo, ce n'hai di spazio. Arriva corto, terza. È già più divertente, No? Ehi! Sì, giro di lì lui. Lui va in piazza. Vai ancora un po'. Lui va in piazza, poi gira. Bravo Gino. Tiena Gino. Io ci proverei da sotto, spostarla più possibile. Andiamo giù a vederla. Come la vediamo su? Via! Non ce la fai a salire. Via di lì. Torna indietro un pezzetto. Sì, il peso al contrario, cazzo! Devi dargli due volte, perché se ne dai forte una sotto ti sbagli il culo, invece ne dai metà e poi ne dai metà ancora perché tiene. Comunque va. E poi il peso poi, perché quando fai la curva ti porta dentro e ti ciula, cazzo. Invece devi stare col peso di là, di modo che quando la chiudi vai via pesato. È la prima volta ma ciulato. Andiamo! Ma va, sei scemo! Ma porco zio, ma te sei pirla!
La prima l'ho cannata. Le radici, tanto sono arrivato così di traverso così fino in cima. Che non c'ero io. Di che? Torno giù, faccio il pezzo, giro, apro e c'era lui che mi guarda. Oh, oh, oh. Al contrario. Hai fatto sassetto? Sassetto l'hai fatto? L'ho fatto come l'altra volta. Che gol? Chi t'ha visto? Io no. 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 Adesso andiamo. Che ora è? Cazzo vuol dire non va più? Non è da te. Non è da te. Un meccanico ufficiale beta che se ne va perché la moto non va più. Non gira bene. È inutile. Colpa mia. L'ho usata troppo là sotto. Già in una casata, no? Andiamo un po' di questo, ci dava. Per si vede che sto. 3x2. Quando la moto bisogna di manutenzione, bisogna fare di manutenzione. Bravo, bravo. Quando la moto non prende. Si ferma per forza. Si è fermata un po' più. Non come me che non ho mai cambiato la scorpa. Quando si ferma, bisogna per forza fare il manutenzione. No, verifica, perciò discesa 200 euro. Si è rotto qualcosa. È ora di cambiare i freni. Ho cambiato la moto. Aspetta, sono le pastiglie consumate, cambio la moto. Cambia la moto. Ehi, fammi un po' vedere, andiamo. Non prendiamo i testimoni, andiamo io e te. Guarda che arriva tra le camere. No, gira mia, vieni. Dai, c'è mercoledì, maglietta della protezione civile. Maglietta, che ora? Oh, contate che è 1:30 devo partire. 8:30. 8:30 io insieme. Ti fai la foto per primo, poi ti saluto. Ciao ragazzi. Ciao, buona ragazzi. Dai, andiamo qui a vedere ragazzo stasera come lo fa. Ma quale cazzo? Ah, quello che facciamo col che facciamo con la bicicletta. Col 307. Facciamo più con di adesso con la volpe sì. Bicicletta. Sì, sì. Dopo facciamo discesa della volpe, andiamo fino là e torniamo a casa. Sai che vedo l'ora che arriva a dicembre. Fare che di meno. Sì, dopo va un freddo alla Madonna. Dopo arrivi gelato come non mai. Ascoltami, no, ho sbagliato il però abbiamo fatto la salita da sotto, ho fatto, Spampi non l'ha fatta, il rampone, no, non come, non girando dietro, da sotto proprio, l'ho impostato due volte, una volta ho canato il peso, sono arrivato lì piegato, dopo la seconda volta l'ho fatta un pelino più giusta, devi dargliela in due volte però lì, se gli dai tutto sotto e faccio che ti sgarla via perché gli dai forte e non arrivi su dopo. Invece gli dai la prima metà, dopo gli dai metà quando sei già impostato, arrivi su. Non è proprio facile, ma la fai, non è una roba. No, ma è fattibile. Se lo fai, che la, impari, imposti il peso giusto, vai su. Cazzo, ma lì guarda un cinema, eh. Arrivo, meno male che è arrivato metà è là. Ma Cristoforo Colò, se gli davo tutto che non guardavo su, lo centravo in pieno, eh. Centri, basta, lo centravo in pieno, perché se gli davo che non guardavo, perché ho guardato prima non c'era niente, dopo perché prima di aprire tutto e guardo, perché sennò lo centro. Oh, volevo accendere, volevo accenderla. Ma non mi fate cadere. Cazzo, era accesa, era accesa, era accesa da là, me la son era accesa. Ma gli ho detto, guarda era accesa, via Marco.